Ragazzi, ciao a tutti da Nick, raga, bentornati qui su Farm Manager World. Sono passati un bel po' di giorni dall'ultimo gameplay, quasi che mi stavo dimenticando di doverlo giocare. Allora, non c'è la web, raga, caldo, tanto caldo, si crepa, si muore, ahimè, quindi... Beh, poi in questo gioco, con tutte le icone che ci stanno sparpagliate in giro, la mia webcam sicuro qualcosa la copre. Va bene, allora dunque... Ah, beh, ovviamente, come sempre, vi ricordo che in descrizione trovate un link che vi permette di comprare tanti giochi scontati. Ma non mi ricordo se ci sta pure questo, però dateci un'occhiata. Allora, nell'ultimo gameplay avevamo messo le pere. Yes, ci abbiamo le pere, ci abbiamo anche un po' di soldi, vero? Oh, mo questi soldi che abbiamo? Perché non ci mettiamo le pompe? La pompa è installata. Quindi in pratica non ne ho la più pallida idea. Beh, 16.000 euro. Anche qua 18.000 euro. È un bel investimento, lo so. Però fatto una volta non si fa più. Ok, quindi mo in teoria è l'irrigazione automatica. E difatti ci sta praticamente, non so, questo oggettino qua che... Ma aspetta, ma sempre il trattore ci deve andare? Perché se ci deve andare comunque il trattore a irrigare c'è bisogno? Se ci deve comunque andare il trattore a irrigare c'è bisogno tutto ciò? Boh, però forse si risparmia tempo in qualche modo, non lo so. Allora, voglio vedere. Eh sì, beh, il trattore mi pare proprio che è dedicato. È lì che non fa niente. E quanto ci vuole irrigare? Scusa, ma ci vuole più tempo così che... Che insomma, era più rapido forse prima. Eh sì, guardalo. Praticamente... Boh, speriamo che ne è valsa la pena. Non lo so. Speriamo che ne è valsa la pena. Ma dove lo porta? In teoria lo porta qua. Oppure un altro... No, è un altro attrezzo. Non è quello che pensavo io. No, non è lui. No, no, non è per l'irrigazione quello. Quello è... Irrigatore per frutteto. È fatto a... Allora, scusa, perché ho pagato per l'irrigazione io? Cioè, irrigatore per frutteto. Io questo perché l'ho comprato. Buh, non si sa. Non si sa, non si sa, non si sa. Allora, comunque, spazio ormai, bisogna dire, ne è rimasto poco. Possiamo un po' sfruttare qua. E beh, abbiamo un po' di soldi. Sì, ne ho anche buttati già un bel po'. Però abbiamo anche un po' di soldi. Dunque, ma sti maiali sono maturi o immaturi? No, sono ancora giovani. Non so da vendere. Allora, comunque ho speso una barca di soldi, va bene, pazienza, speriamo che ne valsa la pena. Adesso cosa possiamo fare, visto che abbiamo un bel po' di soldini? Ah! Visto che abbiamo un po' di soldi, forse conviene dare un'occhiata qua. Sblocca terzo livello di pollaio. Sblocca terzo livello. Edificio maiali. Allevamento struzzi, allevamento selvaggina, cervi e cinghiali. La clinica veterinaria. Postazione lavorativa che permette di assegnare più lavoro alle produzioni. Sblocca la fabbrica di olio vegetale. E l'olio come lo faccio? Cibo surgelato. Dipende poi qual è sto cibo surgelato. Però quasi quasi cominciamo a sbloccare questo. Cibo surgelato. Lavorazione latte e mattatoio. Mattatoio! Certo, noi abbiamo i maiali. È vero. Io li vendo sempre i maiali. Ma se facciamo il mattatoio, quei maiali non li butto più per due spicci. Cioè, ogni volta i maiali li vendo a poco, ma se invece li mandiamo al mattatoio, tutto torna. Allora aspettiamo oramai che finisce quell'aggiornamento.
La conservata, vabbè, tanto alla fine la carne pure va conservata, no? Se fai, cioè, se metti il mattatoio che fa la carne, non la devi pure conservare, no? Quindi sblocca l'impianto lavorazione del cibo, sblocca l'affumicatoio, impianto produzione frutta e verdura, anche quello. Frutta e verdura, caspiterina, tutto molto interessante ed utile. Non so sinceramente, possiedi due magazzino centro logistico, possi ah, aspetta. Due stalla media. Un porci, vedi, allora facciamo questo. Perché a quanto pare per i maiali ci vuole due stalla media. Stalla media, porcile, porcile. Stalla media. Ah, quello delle mucche. Beh, io la piglierei. Stalla media. Stalla. E stalla media. Ah, certo, perché giustamente c'è carne di maiale, carne di mucca, è vero, è giusto, c'ha ragione. Qual è il problema? Mo fai piazza? Il problema è che non c'è la strada. Ah, tu non ti devi preoccupare, la strada ce la portiamo. Certo, io l'ho messo lì da buon intelligente. Ovviamente. Vabbè, mettilo qua. E la strada. Ora ce l'abbiamo. A proposito, ma vabbè, ma difatti questi fanno latte, no? Vabbè, vacca da latte. Sì, no, vabbè, ovviamente per ora non metto la vacca da carne, perché beh, non abbiamo il mattatoio. Allora, è pronto, solo che devo assumere uno che ci lavora, ovviamente. Allora, ho lavoratori 8 di 8, 8 di 8, 8 per 8, 8, 8. Aspetta. Dovrei avere un'altra casotta dei lavoratori, però non mi ricordo dove sta. Ah, questa è. Allora, assumiamo un altro che si dedica agli animali. A quanto pare manca pure la corrente, manca sempre qualcosa. Allora, o palo dalla luce o piazzo qua. Allora, ora l'elettricità dovrebbe. Oh, appunto, cioè, acquista. Questo è da carne sicuramente. Allora, pigliamo. Allora, per ora pigliamo questi. Allora, gli ultimi tre. Allora, poi ci mettiamo quelli da carne, no? Però almeno il latte lo vendiamo subito. Allora, va bene, quindi. Cos'è successo? Stanno a morire i maiali? Maiali, chiamo un veterinario, subito. Chiamato. Ma dove stanno i maiali? S'ammucciano? Sono vergognosi? Sono timidi? Allora, andando qua ai terreni si va avanti. Ok, quindi oggi per ora abbiamo fatto un po' di aggiornamenti. Abbiamo preso un porcile extra. Purtroppo, vabbè, lo spazio è un po' scomodino. Perché purtroppo le cose non si possono spostare. Quindi ce le dobbiamo tenere un po' così come ormai le ho messe. Allora, trattore occupato, pazienza. Tanto fretta non ce n'è. A mo se trova, vedi? Dove è trattore occupato? Trattorio. Ho tre trattori, qual è il problema? Ma non è che mancano quelli che guidano. Non è che mancano i piloti chiamati, insomma, le persone che guidano. Certo che comunque già ci siamo mangiati la metà dei soldi che avevamo. Vabbè, gli aggiornamenti costano. A proposito, ma noi che cosa abbiamo da vendere? Nel caso. Allora, beh, nel caso non c'è un bel niente da vendere. No, no. Niente di utile. Siamo a secco proprio. Ancora
ancora 2 giorni, finiamo quello. Allora, giusto. Ah, impianto produzione frutta e verdura, che è parecchio interessante. Comunque sblocchiamo anche il mattatoio, sa quanto costa sto mattatoio. Allora, cominciamo a sbloccare pure questo. Dunque, ora dovrei avere la produzione di semi, piantine. No. No, non è qua, non è qua. Aspetta, scusami, produzione, bioraffineria, semi e piantine. Il mattatoio, ah già, 340.000 euro, già me ne so pentito, chi ce li ha? Corso di formazione, industria casearia della carne, affumicatoio, mulino, lavorazione del latte. Ma è caro, lavorazione del latte. Lavorazione, ma sì, ma che sono sti prezzi? Ma è troppo caro. Ammazza, oh, ma non si può comprare niente. Solo la produzione di semi e piantine è quello che è un pochino più abbordabile. Però alla fine che fa? Vendi i semi e le piantine? Sì, però dai raccolti, faccio semi dai raccolti. E se non ci guadagno niente? Niente, una bella fregatura, devo dire. Me ne sono pentito. Me ne sono pentito, non ci si guadagna niente. Peccato. Ah, che poi aspetta, che poi non è finita. C'è ancora da fare altri corsi. C'era la... personale. Corso di gestione. Aumenta il numero massimo di dipendenti. Beh, questo so da fa. No, ma non era questo. Dove stava? Grigliata coi vicini. Sblocca l'acquisto di una nuova terra. Ah, beh. Questo dobbiamo pure sbloccarlo, perché tra un po' non ci si espande più. Oh, abilita la produzione di sementi biologiche. Ecco come si fa la roba biologica. Sblocca altri partner commerciali. Negozianti, commercio esteso. No, ma c'era quella cosa lì che diceva lui. Ah, dove stava? Lavorazione del cibo avanzata? No, non mi ricordo. Vabbè, ma tanto che me frega, tanto non posso comunque comprarla quella roba, 300.000, chi caspita ce li ha. Allora, corso di formazione completo. Corso di formazione completato. Quale corso di formazione? Ah, quello. Non hai abbastanza paglia? No? Ok. No. Operazioni automatiche. La paglia non c'è? L'ho finita allora. Ho finito la paglia. Aspetta, ma la paglia che mi serviva a me? Ah, per fare le balle. No, e che me frega? Che mi metto a comprare le balle? No, e che me frega? Per fare l'insilato. Poi quando lo facciamo, lo facciamo. 225 giorni. Sì, gamba cavallo che l'erba cresce. Difatti, e l'erba è da raccogliere. Il bok choy sta crescendo e questo si raccoglie a breve. Ah, ma no, l'erba l'hanno già tagliata. La paglia manca. Vabbè, la paglia manca. Paglia. Fienile. Ah sì, vabbè, ma non mi interessa. A meno che non la sto dando agli animali, cosa che teoricamente doveva essere così, però. No, e la paglia tanto serviva solo per questo, non serviva ad altro. Comunque mo abbiamo un bel po' di erba. Beh, se no... che me frega, me metto a fare da qua? Ma non mi importa, no, no. Allora, mo si può quindi acquistare un altro pezzo di terra, però ancora qui non è che ho sfruttato appieno questo, quindi... quindi chi se ne...
niente, il mulino costa 100. Il mulino è quello. Quasi quasi il mulino potrei mettere. Il mulino mi fa giustamente la farina. Però poi rimango proprio senza soldi. Ma è l'unica. O il mulino. Questo dei semi. Non so mica se vale la pena. Cioè, se io vado a guardare quanto valgono i semi. Allora, acquista semi. Porca miseria se costano. 100 semi, 8.004. $2.000 $12.000. Effettivamente di costare costa. 100 semi, 8.000. Sì, quanto costa tipo il frumento? No, grano. 100. Effettivamente il grano non vale. Cioè, 100 di grano non vale niente. Però non lo so, sinceramente. O se no, lo mettiamo e vediamo che ne esce. Beh, tanto è l'unica cosa che posso mettere, diciamo, un po' prima. Andiamo. Vediamo sti semi a che se... Cioè, vediamo un po' la situazione. Qua ho lasciato un po' libero se ci si può mettere qualcos'altro. Allora, vediamo sti semi un po', va. Vediamo la... A me non li devo comprare. Anzi, a proposito, operazioni automatiche. Se ci stanno semi in autoacquisto, non li compro più. No, ovviamente non ci stanno. Ok, qual è il problema? Manca il personale. Lavoratori, beh, ne abbiamo. Cioè, sì. Ma questo è dedicato alle animali. Perché ce n'è uno che non lavora con gli animali? Ma è qua, non lo so, a che può servire. Boh, averne due a che può servire. Vabbè, comunque, essendo quella una produzione, potrei comprare qualcuno tipo questa. Ok, allora no. Patata no. Scegli. Cos'è sta roba, mo? Vabbè, no, c'è un mucchio di scelta. Se io scrivo grano. Allora, grano sarà ecco qua, grano. Ah, 150 di grano diventa 20 di semi. 150 di grano, 20 di semi. Ok. Vediamo un attimo, 150 di grano, 20 semi. Grano. 150 di grano, quindi 300 diventa 20 semi. Ma non ne vale la pena. Poi questo è saraceno oltretutto. E non ne vale la pena, scusa. Scusa, 150 di grano so 300. Per fare 20 di semi, che so 41. Cioè, ma scusa, ma a me a che mi serve fa? Cioè, non ha senso. Ma non ha senso. 150 di grano, 20 semi. Ma più in quel posto. Cosa vuol dire poi 924? Ah, e mo che ci faccio? Natale delusione. Ok, io dovrei avere le pere. 150 pera, 50 semi di pera. Ah, piccolo pero. 150 di pera diventa piccolo pero. Ma mi sa che è una fregatura. 150 diventa 50. Quasi qui ci vado in pari.
Qui ci vado quasi in pari, 1560-1464. Scusa, non vale la pena fare i semi. Ok. Cioè, no, che, scusa, se li compro non faccio prima? Mi costa di meno. Ma a che serve allora tutta sta storia, scusa? Ma no, perché tutto... Poi devo pagare all'operaio, perché tutta sta perdita di tempo? Ma io non capisco, non ne capisco il senso. Oh, ma aggiungi una seconda linea di produzione, no, grazie. Ecco, la patata invece... 120 patate a 200, già quello... almeno dici mi dai di più. 120... Ah, 120 patata, 200 patata germogliata. Peccato che io patate non ne ho. Patate. 120 patata diventa 200, mi pare. Ecco già questo. 120 patata, 280 diventa 4,29. È già un po' meglio. 120 a 200 c'è guadagno. Peccato che io non c'ho patata. A meno che non la compriamo, ci si guadagnerà? Si potrebbe fare una prova. 120 patata, 200 patata. Si potrebbe provare. Cioè, è l'unica. Ok, allora, se io compro un po' di patate, no, facciamo una prova. Allora, facciamo così. Patata. Compriamo, diciamo... Facciamo 5.000. 5.000. 2.000 è il massimo. Come mai? Che fregatura è? Vabbè. Allora, 2.000 di patata. Ma la patata lui... Magazzino più vicino. Aspetta, qual è sto magazzino più vicino? Ah, magazzino, patata. Patata almeno 2000 da tenere da parte. Ok, vediamo. 2000 di patata dovrebbe diventare un 3000, circa, poco più di 3000, no? Di semi. Poi quei semi... Aspetta, quanto abbiamo pagato la patata? Che già l'ho dimenticato. 4.668. Sì, patata pagata 4.680. Ok. 4.680. Ok, la patata c'è? Più o meno. Beh, ancora mi pare che l'ordine non è proprio arrivato. È arrivato mo. Beh, parte. Ecco, finalmente è partito, ok. Sì, ce ne vorrà di tempo, eh. Va bene. Allora, noi niente, lasciamo stare, vediamo poi. Ma comunque un po' una bella delusione, direi. Una bella delusione, perché speravo che era un speravo che era un modo, diciamo, per iniziare a fare un po' di soldi. Diciamo, la patata è l'unica... Che poi, ok, dunque... Cioè... Ok, mi conviene comunque, per esempio, seminare la patata e poi invece di venderla farci i semi, perché comunque abbiamo visto che rende di più, quindi vale la pena. Cioè, è l'unica cosa che ti fa fare soldi. Ah, questo è interessante però. Peccato che sicuramente l'avocado vale 43.000. Che caspita ne so. O addirittura questo. Banane 190.000. Fammi vedere un po' sta storia della banana. Allora, 150 banane, 200 semi di banane. Allora. Banana.
Com'era? 150 di banana, 200? Scusa? E non è meglio mettere questo? 150 banana mi diventa 8.000? Porca miseria se so soldi. Mi sa che dobbiamo fare la prova a ca' banana. Altro che ca' patata. Scusa, la banana, 150 banana, 200 albero di banana. E sti cavoli. Ok, allora, facciamolo. Ok, ovviamente, vabbè, però non è un problema. Anche se posso comprare massimo 2000 banane, non è un problema. Basta mettere un ordine di acquisto e si fa. Allora, 2000 banane sono 13.000 euro. Però poi quando vado a vendere 2000... In teoria, no? Aspetta. Non vorrei che il prezzo di vendita è diverso dal prezzo di acquisto. Però vabbè, penso che è uguale lo stesso. Varrà un mucchio di soldi comunque, no? Vabbè, io ci provo. 2000 banane. Amonin. 2000 banane. Shei. Oh, io ci provo. Tanto ormai, fatto 30, famo 31. Seleziona banana. E dove sta la banana? 2000 banane. Più o meno. Boh. Sì, proviamo. La matematica non è un'opinione. Dovrebbe valere la pena, no? Una seconda linea produttiva non la posso mettere. Produzione avanzata ci vuole. Beh, diciamo che, insomma, se produce bene vale pure la pena farlo, eh. Se si guadagna a spendere 19.000, perché no? Produzione avanzata. Produzione... 50.000 euro, te, tu sogni. Per ora no. Allora... Ok, sta facendo 200 banane. Ora aspettiamo che finisce di fare 200 alberi di banane. E poi proviamo a vendere questi 200 alberi. Voglio vedere quanto me li valuta. Speriamo che ne sta a valere la pena. Aspettiamo e vediamo 2000 banane. 200 banane qua. Ci vuole un'eternità. Però che me frega. Però che me frega, se mi fa fare soldi, ecco che è buono. Da voglia, deve farmi fare soldi. Poi ci sono anche altre cose, giusto? Tipo questo qua è 185.000. Per esempio, però bisogna andare poi a vedere se effettivamente ci si guadagna bene oppure no. Però ce n'è di roba interessante. 750, e che è? Oh, 750.000, ma che cos'è? Ma quanto valgono gli spinaci? 50 spinaci, 200 semi. Ma io spero che non è una fregatura, perché è troppo esagerato. 50 spinaci. 50 spinacio. E dove stanno i semi di spinacio? 50 diventa 200. Ma mi pare un po' strano. Ma mi pare decisamente strano. Veramente? Ma effettivamente... Ma mo vediamo, eh. Ok, mi ha fatto delle... Mi ha fatto semi di banana. Mo vediamo. Mercato. Vendi. Dovrei avere... Sono cieco. Ah no, allora qua c'è sta... Ok, qui c'è la patata. Patata 3,50. Poi andando la vendo. E l'altro che cos'era? Dov'è l'albero da banana qua, insomma? Come si chiama? Aspetta, mi sento un po' confuso. Ah, lo sta trasportando mo. Ce l'ha in braccio lui, ecco perché ancora non si vede. Ok, mo in teoria dovrei vederlo. Oh no. Scusa, ma mi sta picchiando per il culo?
dove stanno i semi di banana, mo? Banana, ma che... Scusa, e dove sono finiti? Albero di banana, ma che me prendi per il culetto? Scusa, da qualche parte devono finire sti alberelli, no? Facciamo così, togli questo. Banana. Banana prodotto biologico. Alberello di banana. No, prodotto biologico, porca miseria. 200, dove stanno? Alberello di banana. Non mi dire che non li posso vendere. Vuoi vedere che non si possono vendere? Mali mortacci. Ah no, qua sono, eccolo qua. Ma meno male, 200 alberi. Mizzica, oh veramente. No, abbiamo trovato come cittare. Abbiamo trovato come fai i soldi. Madonna, scusa. Ma la situazione è questa. Cos'era lo spinacio che era assurdo? Spinach. O me sbaglio. No, uva di che? Spinacio. 50 spinacio, 200 semi di spinacio. Allora, l'abbiamo visto prima, però sai com'è? Perché mi pare proprio assurdo. Spinacio, seme di spinacio. 50 diventa 200. Cioè, ma di che stai a parlare? Cioè, ma questo è barare, roba. Ma il gioco è fatto così, però vi dico, raga, ma che è colpa mia? Spinacio, compriamone 2000. No, 2000 si può fare al massimo. Acquista. Ok, spinacio. Spinacio, seleziona. Vai. Andiamo. E beh, poi questi uguale. Quanto durano? Scadenza tra 90 giorni. Così poco durano le banane. E le cose. Ah, ma sta roba scade così. Però c'è una piccola fregatura. C'è una piccola fregatura che comunque queste sono cose che scadono molto in fretta. Allora è una pessima idea comprarne troppe. Bisogna comprare poco per volta, perché la scadenza è molto veloce. Tipo le banane durano massimo un mese. La patata dura, la patata un po' meglio, 90 giorni. Lo spinacio ancora non si sa. Facciamo una cosa allora. Vendiamo le banane, perché tanto alla fine meglio andare di spinaci. Però aspetta, non si può fare, perché devo togliere questo e questo. In modo tale che mo... In modo... Perché sennò non me li fa vendere. Quella è tipo una riserva. Quindi per poter vendere, ecco, devo un attimino... Mo vengono spostati e li vendiamo. Eccoli qua. Sarebbe un peccato buttarli, no? Dopo che li ho pagati. Dipendenti insufficienti. Ma vediamo. Forse devo assumere 0 di 15. Vabbè, io ce li ho messi. In teoria io... Boh, li ho messi, no? Al massimo un altro ne posso assumere. E di quelli che lavorano nei campi non ce n'è manco uno. Allora, gli spinaci quanto durano? 30 giorni pure quelli. Vabbè, tanto li ho pagati poco, chi se ne frega. Qua quello che conta più che altro... E quello che conta è dopo, insomma, no? Quando poi vado a vendere, chi se ne frega? Io voglio vedere mo alla fine se faccio 20.000 euro con 50 spinaci. Cioè, raga, così abbiamo... Cioè,
cioè è sbilanciato, no? Così abbiamo trovato il modo di barare. Niente, qua c'è sempre... mi sa che mi tocca pigliare... come si chiamano? Casa lavoratori stagionali, per forza. Volevo metterla in un buco, sta cosa. Non c'è proprio spazio. Beh, a meno che non lo metto qua. E qua bisogna pigliare un po' di lavoratori stagionali, po'. Allora, siamo a... cosa faccio? Siamo... allora, dal 15-6, più o meno... fino al... non lo so, cos'è? 3 mesi. Vediamo. Beh, vediamo se qualcuno viene. Vediamo se possiamo... ecco, ok, più uno. Un lavoratore stagionale. Allora, mi ha fatto... è arrivata l'estate, le persone vanno in vacanza. Purtroppo è anche la stagione dei temporali. Il momento di occuparsi delle piante e l'inizio stagione della raccolta. Sì. Allora, quello che veramente interessa a me, invece, è andare qua e guardare i spinaci. Spin... ancora non ce n'è, ok. Spinaci. Allora, seme... spinacio... spinacio... seme di spinacio. Per ora dice che non ne abbiamo. Perché mo devo uscire dal magazzino. Cioè, ancora non so, è qui dentro, penso. Sì, ancora è qua. Mo ecco la paglia che non manca più. Allora, spinaci 220. Ah, questi sono spinaci, non semi. Ah, eccoli qua, i semi di spinacio. Allora, mercato, vendi semi di spinacio. Oh, veramente, raga, 16.000, oh. Cioè, ma di che stiamo a parlare? Allora, mo, sapete che faccio io? Operazione automatica, aggiungi elemento. Seme di spinacio. Seme di spinacio. Allora, vendere tutto... sempre. Cioè, praticamente così non ci devo neanche sta dietro. Praticamente, però aspetta, li devo anche comprare, giustamente. No, no, i semi però. Devo comprare gli spinaci. Quindi, operazione automatica, spinaci. No, questo, aggiunge elemento spinaci. Spinacio. Allora, almeno voglio... quant'era? Vabbè, almeno... 200 di scorta. Ma in teoria noi ci dovremmo avere un bel po' di scorta, no? Oh. In teoria ce n'è. E anche troppo... va pure a male troppo a breve, però non importa. Difatti per quello ho messo nelle operazioni automatiche non troppo, perché questo non mi interessa. Scusa, ma se ci metto 1500, 2000, no, perché in teoria ce ne avevo un po', comunque 200. Perché mi segna 0? Spinacio. Boh, non lo so.
Beh, comunque, raga, è pazzesco. Ma famo tanti di quei soldi. Peccato, ho comprato tanti spinaci, ma che importa, ci si guadagna bene. Almeno ho trovato qualcosa di utile da fare. Ecco altri 200 spinaci. E se tutto va bene, tra poco arrivano altri 15-16 mila, diciamo, euro. Vediamo se vengono venduti. Ecco, allora, questo è prima, spinacio 200 venduto. Ammazza. Ma me li vende i semi? Eccoli qua. Li ha venduti mo. No, le uova ha venduto. Cosa ha venduto? No, no, li ha venduti, li ha venduti. Sì, li ha venduti. Raga, abbiamo trovato il modo di fare i soldi, va. Va bene. Allora, ragazzi, qua il tempo è volato. Direi che adesso concludo. Spero che il gameplay vi sia piaciuto, raga. Come sempre, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel pollice in su. Ci becchiamo, ragazzi. Ciao, alla prossima.